Buon dia e benvenuti a questa nuova puntata di Frismas with the Coach. Io e gli altri Adventers porteremo un gioco gratuito dal 1 al 24 di dicembre. Ringrazio ancora chi mi ha tirato dentro questo incredibile sforzo, perché spero che per voi piaccia, per me è abbastanza uno sforzo, ma lo faccio con molto piacere, mi diverto un sacco, quindi ringrazio ancora Ilaric76 e Vanak, Sabadium di Retro Linux Gaming, per avermi tirato dentro questa avventura. Oggi cosa andiamo a vedere? Oggi andiamo a vedere un Tactical FPS. Sì, lo so, ho fatto un po' di FPS, ne facciamo un altro, però abbastanza particolare, perché è un fan game. Guardare il maglione natalizio di oggi lì, ha un fan game e non mi aspettavo fosse ucciso dalla casa madre, e invece no. Stiamo parlando di, non del Countdown, ma di Renegade X, ovvero il seguito fan-made di Renegade. Renegade doveva avere un seguito che è stato cancellato, allora i fan ne hanno fatto uno in Unreal Engine 3, e come vedete EA non ha supportato e non supporta questo prodotto, ma questo prodotto funziona ancora e vi dirò, è anche un accidenti di bel prodotto. Ricorda il multiplayer del primo Renegade, quindi avremo le due basi con ognuno ha un soldato con una fazione, okay, è una specifica classe, quindi ciancio le bande e andiamo a fare uno skirmish per far vedere una volta di più le mie abilità scarse con un FPS. Ecco qua la schermata per provare. Dovreste sentire anche un po' di musica, se non sbaglio. Recommended player un botto. Complesso non ha base... Ah, c'è anche base di difesa, tech level, veicoli aerei. Quindi avete un po' di possibilità. Andiamo a vedere qualche cosa di non troppo complicato. X-Mountain, proviamo a vedere. Countdown è già partito, come vedete, 12 minuti di tempo per convincervi che questa non è una scemenza, ma è un gran bel gioco. C'è anche un'espansione, lo scaricate dal sito, completamente gratuito, potete farci le vostre lotte con i vostri amici, cercatene un po' perché le mappe sono abbastanza grosse. Ed eccoci qua, nella squadra dei Nod. In the name of Kane. Allora, c'è il soldato, lo shotgunner, il lanciafiamme, il cecchino, l'ingegnere che ripara veicoli. Possiamo prendere, possiamo acquistare cose. Possiamo anche fare dei unità speciali, tra cui l'ufficiale o il chemical trooper, e questo costano però. Quindi non sprechiamoli. Questi sono tutti gratis. Oh, possiamo anche fare dei veicoli, farci arrivare dei veicoli, come vedete, ma adesso non abbiamo il becco di un quattrino. Stanno aumentando i crediti perché c'è un harvester che sta andando avanti. C'è un repair tool, ma per ora va bene così. E direi, cecchino, e andiamo avanti. Non so che cosa posso acquistare, ma niente. Harvester in standby, perché in standby? Di andare a raccogliere il preziosissimo Tiberio. Martin Palk. C'è un harvester invisibile. Fico. E c'è una zucca. A livello di Halloween. Joku-kan. Ci dovrebbe sapere chi sono i nemici. Boeing. GDI Weapons Factory under attack. Strip under attack. GDI Weapons Factory destroyed.
Non stiamo andando decisamente bene. Perfetto. Non abbiamo più un becco di una struttura. Vorrei sapere dove sono i miei avversari. Tra noi sempre. Airstrip destroyed. End of node. Qualcuno vicino al barrack. Ah, qualcuno sta attaccando, bene. Almeno non ci facciamo completamente una figura barbina. Ok. Ah, quindi non eravamo prima dei Marksman. Non so neanche dove si attacca in questa mappa. Exetic. Ok, questo Tiberio mi sa che se ci cammino dentro non è una idea grandiosa. È pieno di zucche. Ops. No, questo era il nemico. Non so neanche chi è il mio nemico. Bene, perfetto. Vabbè, nel dubbio noi andiamo, va. Ciuf ciuf. Salve. No, non è qua. Non c'è niente qua. Almeno gli tagliamo un po' di risorse, mentre qualcuno ci spara. Sì, potrei andare a acquistare anche dei veicoli, tra l'altro. Dentro di qua. Finito le munizioni. Ok, time at C4. Beh, almeno vediamo se riusciamo a far saltare per aria qualcosa. Non ho capito cosa devo fare. Benissimo. Ho 5 minuti di tempo per fare dei danni. Beh, prima o poi dovevo morire, eh. Tra l'altro non posso comp...
Sì, ho capito che devo attaccare l'harvester, però lo devo andare a trovare prima. Questo è il nostro. Tra l'altro gli avevo distrutto quella cosa là. Sì, bot non sono al massimo dell'intelligenza. Meglio giocarle con amici. Ok, questi sono vari simpaticoni. Via. Corri ragazzo laggiù, vola tra lampi di plum, evita di farti ammazzare possibilmente dall'umanità. Prendiamo un sacco di soldi, ma non riusciamo a spenderli. Non so neanche se avrò abbastanza munizioni per farlo fuori, ma io ci provo lo stesso. Vediamo magari di farci cattare sotto. Non c'ha tipo una granata, no, eh? Cos'è questo trenino che salta fuori ogni tanto? Posso attaccargli del C4? Potremmo cortesemente distruggergli qualcosa. Ehi, quello là mi sta sparando. Oh, muy bien. Qualcuno non sa più cosa fare. Boing. Dobbiamo distruggerla davvero così? C4 on MCT to destroy. Sì, se avessi il C4 ancora. Porca miseria. Non ti sfiniamo più, ragazzi. Famo notte. Qualcuno mi ammazzi così andiamo a distruggerli. Ho detto di ammazzarmi, grazie. Grazie, Moshikoen. I mozzikonen. Allora. Potremmo tentare questo? Oh, un APC. Oh, ma sì, dai. Ne facciamo. Ma no, questo andava bene. Laser Chain Gunner. Stealth Black Hand. Technician Mendoza. Ma sì, no. Giusto per divertimenti. Siamo invisibili, ma abbiamo un APC.
Oh, abbiamo finito il tempo. Vabbè, vediamo se riusciamo a andare a distruggergli qualcosa. Ciuf ciuf. Giusto per divertimento, almeno una struttura. Date un po' scarognato sta. Questa mappa. A piantargli un po' di C4. Qua. Attenzione, stiamo distruggendo tutta la base. E poi l'obiettivo. Ah, il laser rifle è finito, infinito, va bene. Vabbè, il tempo è già a nostra disposizione, è finito, qua non finiremo mai a distruggerlo. Che bellezza, ragazzi. Ecco, forse quello che deficita è decisamente l'intelligenza dei bot. Questo TAS, mi sa che è umano sto TAS. Qua ci ho messo 10 minuti buoni a far fuori questa cosa. Indisturbato quasi. Ragazzi, è stato bello, eccezionale. Vabbè, se volete divertirvi con un po' di cose di Command & Conquer, io ve lo consiglio, è abbastanza carino. Dai, il vostro buon coach vi saluta e ci vediamo la prossima volta. Ciaone!